ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Per chi fosse nuovo, mi presento, sono Linda. Questo è un canale prevalentemente creativo, io realizzo per lo più con le paste polimeriche, ma ho utilizzato tantissimi materiali creativi e non sto qui a dirvi quanti perché finiremo domani mattina. La creatività per me è fondamentale per la mia sanità mentale e questo ci torneremo dopo. Troverete tantissimi tutorial in questo canale, molto vecchi, perché adesso non realizzo più tutorial per YouTube ma dei videocorsi a pagamento. Infatti io campo così grazie ai videocorsi sulle paste polimeriche e anche grazie alla vendita delle mie creazioni. In questo canale infatti faccio vedere un sacco di mie creazioni e adesso realizzo per lo più dei video in cui vi faccio vedere il processo creativo. E sto iniziando anche a fare dei video motivazionali in cui vi faccio vedere un poco la mia crescita psicologica. Sto facendo un percorso tutto mio, da autodidatta assolutamente, perché né ho studiato né sono seguita da uno psicologo. Ma siccome mi appassiona tantissimo questo campo, quello della psicologia, e sto cercando di mettere in pratica nella mia vita alcune di quelle cose che ho appreso. La mia vita non è stata facilissima sin da quando ero piccolina e purtroppo ne pago le conseguenze anche adesso che ho 30 anni, perché sono appunto un po' più fragile, ho dei sbalzi di umore, alcune cose mi feriscono particolarmente e niente, quindi io sto cercando pian piano di allenare l'empatia, di migliorare in molti aspetti. Questa cosa la sto facendo insieme a voi e facendovi vedere dei piccoli trucchetti, delle piccole cose che magari possono anche sembrare banali, ma che nella quotidianità si tralasciano, ma sono allo stesso tempo molto importanti da mettere a fuoco. Infatti oggi voglio darvi un piccolo consiglio che appunto ho letto svariate volte, ovvero quello di mettere in ordine la testa, mettendo in ordine le proprie cose. Io, dato che devo fare il cambio di stagione dei vestiti, voglio appunto cominciare a fare un bel decluttering, ovvero liberarmi di quelle cose che sono fondamentalmente inutili per me, dato che magari me le trascino ogni anno e puntualmente in tutta la stagione non indosso quel capo neanche mezza volta. Sicuramente sarebbe più utile donarlo. Questa cosa già l'ho iniziata l'anno scorso, quindi per ogni stagione mi libero di molte cose, ma sicuramente ci saranno altre cose che mi renderò conto di non aver utilizzato, quindi sicuramente toglierò qualcosa. Allora, sono a questo punto. Ho svuotato questa parte e qui ci sono tutti i vestiti che sto togliendo. Qui c'è sempre la mia acqua. Qui ci sono già due contenitori pieni di cose invernali che già ho sistemato. E questi invece sono dei capi che devo dare. Per il momento penso che se ne aggiungeranno altri, però piano piano. Questo cassetto è già sistemato, queste sono tutte canottiere. Io in estate sono sempre in pantaloncini e canottiera. Cioè, questo è il mio abbigliamento. Io non sono un tipo che indossa capi diversi, quindi che si sbizzarrisce magari con gonne, vestitini, eccetera. Ne ho alcuni, ma li uso veramente raramente. Io vado molto di pantaloncini e canottiera. E quindi ho fatto tutto il cambio di stagione, ho messo da parte tutte le cose che devo provare, perché queste qui non sono sicura di tenere, ma non sono sicura neanche di dare. Poi ho messo da parte anche questo perché è una felpa ed ha un difetto. L'ho rovinata io in realtà mentre lavoravo e non si toglie più questa macchia. Sicuramente sarà resina. Non utilizzate la resina con vestiti a cui tenete perché questo è il risultato. Voglio fare un ricamo.
Lo voglio riprendere questa felpa perché mi piace molto, poi è abbastanza nuova e la voglio riprendere, la voglio recuperare facendo un piccolo ricamo qui nella manica, così da nascondere questa macchia. Vediamo cosa riuscirò a fare, anche perché mi è arrivato quel kit da ricamo. Non so se metterò prima questo video o quello, penso quello. E quindi farò anche questa cosa, magari ve la farò vedere in un video. E poi appunto tutti questi vestitini per lo più sono vestitini, sì, da provare e vedere se tenere. E qui invece ho fatto un bel sacchetto pieno di cose che darò via. Concludendo, io sono abbastanza soddisfatta perché ho fatto una cosa che dovevo fare e poi ho tolto altra roba che non ho utilizzato per tutto l'anno e sicuramente non avrei mai utilizzato. Quindi già questo è abbastanza soddisfacente. E poi ho tolto dalla lista una delle cose che devo fare. Vedete, anche avere una lista di cose da fare ci aiuta sicuramente ad organizzarci e a non accumulare tutte le cose in una volta. Già la vita è piena di imprevisti, se noi aggiungiamo anche cose che avremmo potuto fare tempo addietro e per un motivo o per un altro non abbiamo fatto e ci ritroviamo magari in un periodo già stressante, ci ritroviamo cose che appunto ci siamo trascinati per anni in più da fare, sicuramente lo stress va alle stelle. In questo modo invece diamo il giusto tempo alle cose e così possiamo fare le cose con più serenità. Questa può essere anche una cosa banale da dire, ma è così, potete confermarmi che ogni volta ci trasciniamo delle cose che magari ci secca fare perché sono una rottura, sono cose che ci annoiano, ma che puntualmente ci ritroviamo a dover fare necessariamente. Quindi, meglio organizzarsi prima, no? Ovviamente, come nei miei migliori video, da sempre dimentico di salutarvi, quindi vi mando un grandissimo bacione, spero che questo tipologia di video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate giù e fatemi sapere se anche voi avete fatto il vostro decluttering, il vostro riordino mentale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!